Allora, buongiorno, questa è un'esercitazione che vi faremo vedere per dei ragazzini che hanno dai 7 ai 9 anni. Questi ragazzini sono principianti, alcuni di loro hanno già giocato 4-5 volte a tennis. Noi vogliamo far notare come un sistema semplice ma di grande ripetizione di movimenti, quindi di grande ritmo, consente a loro da subito di giocare la palla e di potersi divertire da subito. Tratteremo tutti i fondamentali, dritto, rovescio e volée. Se riusciamo gli facciamo già fare qualche partitella, perché a fine corso faranno un vero e proprio torneo nel rettangolo di battuta. Quindi le palle morbide, le racchette giuste e come dire, la giusta distanza fra di loro determina già da subito il successo, che è la differenza fra potersi divertire oppure no in questo gioco. Ragazzi, diamo inizio alla nostra lezione, quindi esigo una grande attenzione ai movimenti. Abbiamo visto che per fare un buon diritto è necessario mettere la racchetta davanti alla palla e terminare il colpo verso il maestro, portare la racchetta verso il maestro. Faremo due file, una fila fa il diritto, una fila fa il rovescio. Sara, sei mancina, quindi faremo questo esercizio semplice senza venire troppo avanti. Molta attenzione al mio via! Via! Ci vediamo, no, eh? Vai subito! Un colpo a testa, eh? Dai, più dietro. Ma sta facendo l'Everest, eh? Mi giro, via, non si deve sbagliare mai. Vai! Ancora, bravo Pietro. Girare veloce a raccogliere. E curare il finale del movimento. Alessandro, non venire troppo avanti. Concentrati. Posizione di attesa, via. Bravissimo, Pietro. Molto bene. Ancora, girarsi bene di bianco. Voilà, via. Ancora, forza che ci siamo, molto bene, Pietro, finale, tieni ferma la racchetta, molto bene, il finale Sara, bravo, Alessandro, forza Renato, bene, più girato, via, ok, via, ancora, bene, cambiamo fila, veloci. Allora ragazzi, stiamo andando abbastanza bene, io mi sto prendendo cura del nostro amico Alessandro, che continua a fare il diritto facendo questo movimento qua. Invece io voglio portare in avanti il palmo della mano per giocare un buon diritto. Dove stai guardando? Il panorama, guardare me negli occhi. Adesso l'esercizio è due file, due colpi a testa, diritto, rovescio, rovescio, diritto. Voglio vedere i movimenti perfetti, soprattutto un'ottima posizione di attesa e un ottimo finale del movimento. Chiaro per tutti? Via di corsa! Arriva! Vai! Pronti? Due colpi per andare avanti, via! Un po' più indietro, due, tre, quattro, manico della racchetta, in avanti quel finale Alessandro! Via! State più indietro, state più indietro! State più indietro, forza! Due, tre, quattro, via! Uno, il finale, due, tre, porta bene sto finale davanti, in avanti, due, dai dietro, porta! Due, tre, quattro, ancora, uno, due, forza! Finale del movimento, brava Sara! In avanti Alessandro, quel braccio, non so più come dirtelo! Vai, ancora! Girati sul fianco anche tu, Renato! Su! Via! Ale, muoversi di corsa però! Ancora! Via! Forza Pietro! Due, tre, quattro, su! Va bene, un po' meglio! Bravo! Bravo Pietrone! Dai Renato, muoversi! Sì. Ancora, due, ehi Sara, che cosa hai visto? Là, due su due. Ok, allora ragazzi, abbiamo affrontato il diritto e il rovescio con un discreto successo. È vero che voi è pochi giorni che giocate a tennis, è anche vero che però per fare un rovescio o un diritto curando il finale ci va solo un po' di impegno e di concentrazione, è vero Alessandro? Tu mi dici di sì e io ti dico anche di sì. Adesso affrontiamo il gioco al volo, abbiamo visto che è possibile colpire la palla non a rimbalzo ma al volo, stando un pochettino più avanti, quindi circa un metro dalla rete. Ovviamente nella volée tutti sanno che cosa devo fare. Sara, che cosa si fa rispetto a un colpo rimbalzo? Si fa o non si fa l'apertura?
non si fa l'apertura, ho dovuto dare un piccolo suggerimento, che è stata un po' incerta. Allora, l'esercizio è: una fila fa la volée di diritto, una fila la volée di rovescio, un colpo per ciascuno. Ci si presenta con la racchetta molto alta e si fa una bella volée tenendo ferma la racchetta. Via veloci! Non voglio, la metto fuori, faccio 0 punti. Via, 1, 1200 2, punti, 1, 2, 1, forza, 2, cerchiamo di tenere ferma la racchetta e fare un passettino avanti verso la palla, ancora, acqua, via, lavore di diritto con una mano dietro, una mano, da qua, una mano, bravo, così, là, 1, 2, state uno dietro l'altro voi, uno dietro all'altro, lì, via, benissimo, via, via, dietro, guardala la pallina negli occhi, vai, mannaggia, forza, muovere le gambe, ancora, allora, via, facciamo una cambio, sfida. Invertire la fila, la palla, là, vai, dopo, la palla, girarsi di fianco, io vorrei vedervi sempre girati di fianco, così, via, smash, vedete, avete già imparato anche lo smash, che è semplicissimo, vai, vero top. Sara? Hai preso nei denti, vai, vai Pietrone, vai, forza, vai. Così, vai Sara, grande. Così, vai, schiacciare bene la palla, vai. Piano, ehi, vai, ok, via, aia, che male, vai, e voi ridete, ma io mica tanto, vai, vai, ancora, piano, vado? Sì. Allora ragazzi, abbiamo fatto adesso addirittura la volée di dritto, la volée di rovescio e lo smash, risposta esatta, quindi sapete già fare tutti, quasi tutti i colpi del tennis. Adesso però è giunto il momento di provare a palleggiare, allora io vorrei fare una prova prima di tutto, vi faccio vedere come si palleggia. Sara, vai di là per favore, non più veloce, pianissimo. Così, e si deve contare, siamo, lascia, si deve contare, uno, e due, uno, due, più piano ancora, pianissimo, bene, più piano, là, vai Sara, rovescio, piano, ok, torna al posto, Sara, facciamo 20 con il gioco, vai, 40, vai, Saretta, forza, piano, vai, fare una bella posizione di attesa, per favore, 80, vai, più piano, Sara, ancora, vai, Sara, tira piano, metti la racchetta soli davanti, ok, piano, vai, ancora, piano, ok, la posizione di attesa, Alessandro, zuccone, mettiti in posizione di attesa, spostati dietro, veloce, piano, bravissimo, dai, 4, 3, via. Non mi ha entusiasmato, ma è anche vero che è la cosa più difficile. Quello che non comprendo è non avere una giusta posizione. Cioè, questo basta solo pensarci, non è difficile. Ogni colpo devo tornare. Poi è chiaro che per voi palleggiare non è assolutamente semplice. Facciamo una prova di torneo. Noi oggi è martedì, fra qualche giorno, cioè sabato, abbiamo il nostro torneino. Il torneino serve solo per dimostrare che abbiamo imparato qualche cosa. Quindi adesso faremo dei punti fino a 12, come nel torneo, dove un ragazzo gioca contro un altro ragazzo e gli altri due aspettano. Io conto i punti, appena dico cambio, cambiamo. Il campo ovviamente sono i due rettangoli di battuta per questi altri due rettangoli. Va bene? Pronti? Due di qua, due di là. Pronti? Benissimo, eh? Allora! Molto bene! Vai, forza, due mani! 0-1, cambio, vieni avanti! Lascia il posto a Pietro, vai! Bravo Pietrone, via! Forza! Lascialo scendere! Finale. Bravo, forza Pietro! Mannaggia, lascialo scendere! 0-2, cambio! Vieni bene con la racchetta! Forza!
Bravissimi, brava, 0 a 3, adesso, cambio. Vai. Vai, gira veloce. Ma molto bene, vai indietro, vai indietro. Ah, le mosse, peccato. 0 a 4, forza. Vado indietro, in giro. Bravissima, ancora. Ma mai così, da sotto. 0 a 5, spostati. Vado indietro. Ma molto bene. Vuole dire rovescio, dall'altra. 0 a 6, posizione di attesa. Forza. Sulla racchetta. Vai indietro. Pietro, spostati, santo cielo. Al volo, Allora ragazzi, abbiamo provato a fare le prime partitelle, siete stati abbastanza bravi dal punto di vista del rendimento, cioè in qualche modo la palla l'avete buttata di là. Di certo non sono contento di vedere un diretto così o un rovescio cos'ha, perché vi ho insegnato come si fa. Posso capire però che durante la partita, pur di buttare la palla dall'altra parte, la vostra attenzione non è sulla tecnica. Adesso faremo però un esercizio dove invece di nuovo proviamo veramente a giocare tecnicamente il meglio possibile. Curiamo, stai fermo con la racchetta così, grazie. Curiamo, posizione di attesa, apertura e affiancamento, finale del movimento. Chiaro? Faremo due file, una fila del dritto, una fila sul rovescio. Pronti? Via! Basta di diritto. Tutto rovescio. Adesso darò meno ritmo, ma voglio vedere dei colpi. Va bene, uno. Via. Fai bene quel rovescio. Brava Sara. Tira qui in fianco. Uno. Bravo. Due. No. Bene, tre. Metti la racchetta qua, chiaro Tommy. Un po' meglio tecnicamente, più di fermi. Bravo. Vai, uno. Due. Via, tre. Brava Sara, quattro. Via, uno. Due. Tre. 4 e la scusa 4. Bene, meglio, bravi ragazzi. 1, 2, via. 3, stringi bene la racchetta. 4. Così si gioca a tennis. Bravi. Bravo Pietro. Così, bravo Ale. La prima la ottimo rovescio. In avanti per il finale. 1, 2, 3 e 4. Ottimo, bravissimi. Via, ancora via, Ale, stringi bene quella racchetta e cura l'impugnatura, brava Sara, via, ancora, due, tre, perfetto, via, ancora, ancora, e via, piedi fermi, finale del movimento. Devo farvi complimenti perché questo è il modo che io voglio sempre vedere la voce. Cioè, un'attenzione particolare sia a colpire la palla e a buttarla in campo, ci siete riusciti quasi sempre, ma a curare un pochettino i movimenti, siete stati super bravi. Adesso dopo la raccolta delle palle proviamo a fare nuovamente una partita con più attenzione ai movimenti. I miei complimenti, raccogliere veloci. 54 secondi, movimenti, una, via, bravo, vai, lanciati, vabbè, due salti, bravissimi. 1-0. Perfetto, cambio. Ma con due mani. Cribbio. 2-0. Piano. Vai, vai schietone. Bravo, rientra dietro. Cambio. Vai, vai. Velocissimo. 3-0. Cambio. Bravo, vai indietro, vai indietro. Due mani. Bravo, ma un po' più. La prendo sul colore. Ok, ultimo giocatore. Dietro, levati da lì. Perfetto, bravo. Guarda che scambio, bravissimi! Guarda che roba, non sbagliano più! Alla velocità del tempo! Del tempo? Vai lento! Bravo, dai! No, è una macchina del tempo! Come no? Vai che buona! Bravissimo, un attacco! Guarda che scambio! Vai! Un applauso, voglio un applauso del pubblico, veramente, bravi! Bravissimi! Prendiamo le palle! Allora ragazzi! Questa partita è cominciata molto bene, avete fatto dei bellissimi scambi, dopodiché l'attenzione di nuovo è andata a farsi benedire e si pensava solo più a buttare la palla dall'altra parte, non più a fare i movimenti, infatti il livello è scaduto.
In ogni caso, la lezione è stata una buona lezione, nel senso che giocatori come voi che da poco che giocano a tennis si stanno formando. Gli errori sono sempre meno, gli errori tecnici li stiamo limando e questo è il sistema per imparare. Tra qualche giorno riusciremo a fare veramente bene il nostro piccolo torneo di soddisfazione. Ok? Adesso raccogliamo velocissimi le palle, forza! Allora, l'esercitazione è terminata, l'allenamento o la lezione è terminata. Questo è un sistema, come potete vedere dal filmato, che ci consente da subito, con grandi ripetizioni di colpi, di ottenere un buon risultato. I ragazzi si divertono perché riescono a buttare la palla di là. È evidente che nelle esercitazioni a punti diventa molto difficile mantenere tecnicamente i movimenti. Però avete visto che da un lato li facciamo divertire, ma dall'altro li riprendiamo tecnicamente in modo tale da riuscire a formarli in 5 ore. Loro con 5 ore di lezione, cioè in una settimana, riescono a essere comunque già ben inquadrati. Sono dei piccoli tennisti, ovviamente con grandi difetti che pian pianino riusciamo a eliminare.